L'ultimo relatore ci ha messo in condizione di finire in un puntuale ritardo. E adesso dipende un po' dalla strada che vogliamo percorrere assieme. Ci sarebbero le conclusioni del signor Sindaco. Io non so se lui le vuole fare molto veloci in questo modo. Forse preferisce qualcosa di più argomentoso, ma nel salutarlo con questa marcia vorrei ringraziare l'assessore Giorgetti, l'assessore Bogliani e l'assessore Elisei, i quali, se ho capito bene, ci doneranno degli alveari, delle cose, non so, comunque un omaggio. Signor Sindaco, io ho due musiche per lei. Una è questa, che mi è molto cara. Ecco, vediamo un po' se viene questa qui. Troppo tedesca. Allora, va bene. D'accordo, vedo dalla sua faccia che non va bene. Allora però questa, ascoltiamola fino al cantato, perché ci vuole dare veramente la misura del saluto che ci darà il signor Sindaco. Questi sono i suoi provi, signor Sindaco. Sono un po' a disagio di fronte a questa introduzione musicale, però apprezzo veramente, ho apprezzato tantissimo tutti gli interventi che vanno oltre le mie aspettative. Non conoscevo i relatori, o perlomeno mi era stata presentata la loro competenza, per cui lo accolti ben volentieri. E ora devo oggettivamente, non per piaggeria, riconoscere che è stato veramente molto interessante tutto l'apporto che loro ci hanno dato. Ho apprezzato tantissimo, penso che in questo saremo tutti d'accordo, il ruolo e la conduzione del Presidente. Perché, e attenendomi allo spirito con cui ha iniziato e condotto questo incontro, lo concluderei io dicendo, facendo una piccola battuta, una reminiscenza. Lo scopo fondamentale per cui abbiamo organizzato questo constava di due punti. Uno, l'interesse che noi abbiamo alla distribuzione a chilometro zero. Questo era uno dei punti di partenza e degli obiettivi. Il secondo, quello della valorizzazione di quei prodotti tipici del nostro territorio. A questo punto c'è stata una corrispondenza degli stimoli estremamente interessanti da parte di tutti i relatori, che hanno presentato la problematicità dell'argomento. Di fronte a questa problematicità, ecco qui faccio un attimo la reminiscenza in linea con la presentazione. Giusto ieri sera, durante una delle manifestazioni che abbiamo organizzato, avevo degli ospiti, dei colleghi che venivano da Mogliano, e li ho portati a visitare la chiesa monumentale di San Francesco, che invito tutti voi a visitare. Era una bellissima chiesa, un bellissimo restauro. Per chi conosce, poi è venuto magari qualche altra volta a Montelupone, magari ricorda che 20 anni fa questa chiesa era l'emblema del nostro problema, del problema di Montelupone, della frana, perché era attraversata a tutto spessore dal movimento franoso, che consentiva, insomma, di traguardare da un lato all'altro
perché aveva spaccato completamente la struttura. Circa 30 anni fa, in queste condizioni, emerse la proposta di abbatterla e realizzare un parcheggio, perché di questo c'era bisogno. Questo per premettere quelle che erano le condizioni iniziali sul bene artistico. Nel mio precedente mandato, 95-99, con molta fortuna, riuscì a beneficiare per la Chiesa di San Francesco dei fondi per il Giubileo del 2000, che hanno consentito il recupero totale con un'opera veramente di alta ingegneria e di alta maestria, hanno consentito il recupero della Chiesa. Ora, io sono sostanzialmente ottimista, ho un'esperienza che essere ottimisti premia, per cui nonostante non sia così baldanzoso come l'introduzione musicale vorrebbe, però sono ottimista, credo che quegli obiettivi di cui parlavo prima, distribuzione a chilometri zero, valorizzazione dei nostri prodotti, con un lavoro costante, con l'apporto di competenze come oggi evidenziate, questo obiettivo sarà perseguibile. Quindi non aggiungo altro. Ah, un'altra cosa soltanto, il teatro, quando nel 95-99 feci sindaco, era inagibile e noi siamo riusciti a riaprirlo. Io, visto che ci sono stati anche degli spunti, degli stimoli durante le relazioni, io prima di concludere definitivamente lascerei un attimo la parola al consigliere Luca Marconi, consigliere regionale, perché potrà magari arricchire e concludere in una maniera più formalmente dovuta.